Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Praticamente questa sarebbe la puntata numero 2. La chiamo così, puntata 1, puntata 2, poi vediamo avanti in questo progettino che ho dei segreti di YouTube, perché praticamente io queste cose le strappolo da inglesi, quindi le dovrei tradurre in italiano, perché purtroppo noi abbiamo mancanza di contenuti. Invece se voi andate a leggere in inglese c'è la guida per qualsiasi argomento, come quello di YouTube, visto che interessa un sacco di persone, che adesso in quest'anno con le nuove monetizzazioni chissà quanti milioni di canali apriranno. Quindi in Italia, ragazzi, dobbiamo aprire un pochettino questi orizzonti qua, vedere YouTube come una soluzione alla crisi. Io la vedo così. Quindi la mia, quella della puntata precedente, la mia motivazione è quella: dare un freno alla crisi, per esempio, perché di quella ne parla anche Aristotele e Ippocrate, ne parlano della crisi, che la crisi è temporanea nella storia umana. Quindi YouTube è uno di questi business online per fermare la crisi. Quindi è quella la mia forte motivazione: aiutare altri a trovare il loro business, comunque a dirigere la propria mente per annoiarsi meno, per fare una cosa di intrattenimento, scoprire il proprio valore, scoprire il proprio talento. Perché la puntata numero 2 parla di questo: avere una chiarezza nella mente, ok? La chiarezza nella mente di come iniziare il proprio sogno. Che sembra una frase da cioccolattini perugina, ma è così. Praticamente ognuno deve scoprire il proprio sogno con YouTube. Quindi se tu non hai ben in chiaro in mente il tuo sogno, è come se vai al cinema a comprare un biglietto per un film che non conosci. Quindi non fai così. Quando vai al cinema hai ben chiaro in mente il film che vuoi vedere. Quindi YouTube funziona un po' come il cinema, cioè quando tu carichi il video sai benissimo quale contenuto vuoi caricare, come quando vai al cinema a vedere il film. Quindi chiedi a te stesso: qual è il mio obiettivo? Forse vuoi vendere qualcosa, vuoi aprire un business online, oppure vuoi creare un audience, oppure vuoi diventare famoso, non lo so, vuoi che ti fermino per strada a fare il selfie, oppure vuoi far crescere una community, oppure perché vuoi coltivare un hobby, oppure perché hai una parte di te talentuosa, creativa, vuoi esprimerla. Quindi devi capire tra questi punti e vedere qual è la base del tuo canale. Quindi in inglese si dice, ci sono le 3P per capire qual è la base del canale, perché se non sai qual è la niche del canale, comunque è come se vai al cinema senza sapere che film vai a vedere, e anche le persone che entrano nel canale lo vedono così, quindi non ritornano. Quindi se hai difficoltà di ritrovare l'identità del canale e lo scopo del canale, hai le 3P in inglese, che poi le traduco. Una sarebbe passion, cioè la passione; proficiency, cioè la costanza; e profit, cioè il guadagno. Quindi dovresti scoprire la tua passione. Cosa potresti fare senza avere un guadagno e ti farebbe felice? Cosa riesci a avere fede o comunque fiducia sia nel breve che nel lungo termine? Che pensi, se lo faccio adesso mi piace, ma mi piacerà anche in futuro. Di cosa parli? Di cosa scrivi? Qual è il tuo interesse? Cos'è che ti affascina? E cos'è che ami? Quando hai in mente questa cosa qua, allora hai trovato una buona niche, hai trovato una vera passione. Oppure magari è solo curiosità, perché magari
vuoi vedere come funziona YouTube, alcuni sono così, però devi sapere che YouTube è una maratona e non è uno sprint, e quindi ci devi mettere lavoro, è un lavoro e anche non proprio dei più semplici. Quindi se non hai una vera passione non puoi affrontare i momenti di frustrazione, perché nella piattaforma tanti affrontano questi momenti qua, e quindi trovare una motivazione forte per continuare, perché la passione da sola non funziona, quindi devi avere anche la costanza e anche sapere qual è la tua vera skill, quella che ti emergi dagli altri. Emergi dagli altri. Cosa sei più bravo, a suonare la chitarra, che ne so, al canto, al calcio, non lo so. E capire qual è la tua migliore skill. E poi c'è la terza P, cioè il profitto. Perché se tu hai una passione, però poi non guadagni niente, quello è solo un hobby. Quindi se tu vuoi trasformare il canale di YouTube in una ricerca di marketing, quindi trasformarlo anche in una fonte di guadagno, perché c'è anche marketing in tutto questo, devi avere tutte e tre le P. Devi avere la passione, la costanza e il guadagno. Quindi per creare un business di successo, un canale di successo, devi avere una passione, ma la passione senza il guadagno allora non funziona. Non funziona neanche la passione senza la costanza, non c'è successo in questo. Quindi questo non vuol dire che devi essere la persona che conosce di più, oppure devi avere una laurea sull'argomento di cui vuoi parlare, ma praticamente ti deve piacere abbastanza per trovare le 3P, cioè devi avere passione, poi la costanza, perché vuoi migliorarti e crescere le skill, come, che ne so, alcuni gli piace lo skate o la chitarra e quindi vuole aumentare le skill, e quindi YouTube è un buon mezzo anche per avere un guadagno economico. Sì, qui quindi è intelligente come discorso. E quindi trovare questo, la skill, il guadagno, la passione, e poi magari qualcuno che vuoi imitare, però puoi vederlo al tuo modo, non è che diventi la fotocopia di un altro, cioè devi vedere dal tuo punto di vista la cosa che ti piace, la nicchia. Quando combini il profitto con la costanza e la passione, hai trovato la tua niche, e quindi hai trovato anche dove va a finire il canale, perché sai il biglietto, sai il film, sai per cosa stai comprando il biglietto, hai capito il film del tuo canale, e quindi hai trovato la tua win zone, cioè il canale potrebbe avere successo, ok? E quindi come fai poi a ottenere visualizzazioni? Beh, per trovare visualizzazioni praticamente devi vedere gli altri canali, come hanno fatto loro, come hanno fatto gli altri canali a ottenere interesse, attenzione, far diventare di successo il loro canale. Quindi ci sono vari esempi di canali che hanno 100.000 iscritti, 650.000 iscritti e hanno le 3P, e quindi capire più o meno, vederlo negli altri canali, così, perché praticamente io prima di capirlo nel mio, che adesso il mio sta andando abbastanza bene, mi sto sperimentando anche a fare questa cosa qua, una specie di corso a puntate per capire come crescere su YouTube in italiano, perché sono tutti in inglese, non c'è in italiano questo. Quindi vedi come fanno i canali di successo, fai una cosa simile, però quelli hanno le 3P, comunque la costanza, perché stanno sempre caricando,
poi c'hanno il guadagno perché comunque hanno la monetizzazione, il merchandising, e poi hanno la passione perché lo traspare dal video che questo qui è appassionato di quel campo. Ma non vuol dire questo che devi essere il migliore. Cioè basta che traspari dal video la tua passione e costanza, e quindi trovi il gol del, è come una partita a calcio che sai dove stai andando. Quindi questi sono tutti gli elementi che poi permettono al canale di crescere bene, perché non è che devi diventare, che ne so, il più di successo, puoi avere il tuo successo. Non è che devi essere per forza il nuovo Mr. Beast, puoi avere il tuo discreto successo e anche accontentarti. Questo lo aggiungo io comunque, accontentarti del tuo discreto successo. Quindi ci vediamo alla terza puntata, ciao!